può capitare, diciamo, momenti di difficoltà, no? Però, come abbiamo già detto mille volte, la squadra è nuova, tante cose ci sono cambiate, perciò purtroppo ci vuole pazienza. Sì, è vero, diciamo, da un lato è vero, perché si azzera tutto, nuovo mister, nuovi schemi, cioè ogni mister ha sue idee, ci porta quelle idee, no? Con sé, purtroppo noi dobbiamo essere bravi a seguire e cercare di fare quello che chiede. E poi che dicevi per la concorrenza, purtroppo fa parte di calcio, quello importante è bene nel Bari e ognuno cercherà di essere pronto quando sarà chiamato in causa. Vabbè, i moduli variano, nel senso, come dicevo già prima, l'importante è bene il Bari, il mister che porta sue idee, sue scelte, e noi dobbiamo essere bravi a adattarsi. Poi non so cosa dire, cioè io sono disponibile, ho fatto già anche in passato il quinto di 3-5-2, poi come ti dicevo, però i moduli cambiano, cioè nel senso, come caratteristiche credo di poter fare più ruoli, no? Perciò questione di modulo non l'ho mai fatto, cioè nel senso. Vabbè, qui è da pochi giorni, purtroppo, e non può mettere subito tante cose, se no si fa confusione, però quello che chiede, cioè, non posso dire quello che chiede da me, posso dirti quello che chiede da tutta la squadra. Qui sono pronto, quando sarò chiamato in causa, 10-15 minuti. Tutta la partita io sono sempre qua, perciò per me non c'è nessun problema. L'importante è che la squadra fa bene, che fa risultati, che va avanti, quello che conta. Vabbè, come ti dicevo, qui è purtroppo da pochi giorni, sono troppe cose, magari che lui anche se vuole adare, però dobbiamo fare passo per la volta. L'importante è che già prima partita comunque è andata bene, si è vista il mano da allenatore e niente, dobbiamo continuare. Io comunque sempre col modulo sì, però diciamo che noi l'anno scorso abbiamo giocato più con vertice basso e due centrocampisti, no? Mezzali. Invece per quello che stiamo facendo ora è che giochiamo con tre quarti. Sicuramente qualcosa cambia, sicuramente non può essere, cioè, diciamo, stessi movimenti come ha chiesto Mister Iachini l'anno scorso, perciò devo essere bravo a ascoltarlo e cercare di fare quello che dice. Poi sicuramente devo cercare di pure dare qualcosa di mio, cioè, come ogni giocatore, cioè, segue quegli schemi, però diciamo che ognuno ha un istinto di diverso, no? Punta a fare gol, difensore a saccare, perciò cerco di quello che chiede mister e poi sicuramente cercherò anche di dare qualcosa Sì, di mio. Sicuramente sì, come caratteristiche credo di poter dare qualcosa a squadra e niente, cercherò di fare quello che so fare. Nicola, per quel poco che ho conosciuto, ha una grinta impressionante, è determinante, sa quello che vuole e credo che anche sa trasmettere ai propri giocatori quella voglia, quella determinazione che hanno. Non è facile, sicuramente in pochi giorni cercare di cambiare svolto la squadra, no? Però lui in quei 6-7 giorni è stato veramente bravo che da subito si è messo, come dire, a persona, allenatore, chi è determinante, che è convinto in quello che fa, in calcio che crede. Sono sicuro che se siamo disponibili e bravi a ascoltarlo e a mettersi a disposizione a squadra, che possiamo fare grandi cose. Allora, ogni giocatore credo che è ambizioso, vuole ritagliarsi più grande spazio come protagonista, quello senza dubbi, come io, cioè nel senso. Però purtroppo calcio funziona così, il mister fa le sue scelte. Tu sei pagato a lavorare, a allenarti, quando ti chiamano a giocare, gioca e cerca di fare bene per magari ritagliarti un spazio più grande nella prossima partita, e così in consecutivo. Il calcio non funziona così, nel
nel senso, Anata è troppo lunga e ci sarà spazio per convincere tutti quanti, perciò io sono tranquillo. Ma guarda, io credo che nessuno guarda, cioè sicuramente si guarda il modulo, come giocano, caratteristiche che hanno, però cose esterne non credo che ci dobbiano interessare più di tanto, no? Perché tanto innanzitutto non c'è neanche tempo, nel senso dobbiamo quel tempo che siamo insieme a focussarsi, a fare, cercare di fare le cose come possiamo farli male, no? E cercare di vedere dove sono, cioè, loro punti deboli e forti, perciò le cose esterne di cambi allenatori credo che non c'è neanche tempo, è inutile buttare pensieri a cose che non servono a noi. Secondo me le pagelle si devono dare a fine campionato, perché adesso è inutile, magari sono anche i ragazzi allenatori, le cose che hanno più forza nella fine, cioè magari partono più piano, poi variano le cose, momento di forma, di sono mille cose che purtroppo non si possono giudicare dopo 2, 3, 4 mesi di campionato, perché alla fine si guarda l'ultima giornata, l'ultimo risultato, quello che hai fatto alla fine, e io la penso così.